Commissione Europea, ma solo dati. Allora, per tutti quanti bisogna siglare ogni pagina, quindi una sigla su ogni pagina, solo nell'ultima pagina dovete firmare per esteso. Siccome a mio avviso, e poi dopo il mio avviso è stato condiviso, devo dire, da tutti gli altri consigli metropolitani, tranne due, il non può esistere sviluppo senza cultura, noi abbiamo deciso di mettere in campo un'azione importante che va a beneficio dei sindaci, dei territori, delle scuole, delle istituzioni. Le istituzioni hanno un ruolo propulsivo, un ruolo fattivo, e quindi io credo che questa è una grande opportunità, consentitemelo dire, e chiudo, soprattutto per le scuole, a cui noi teniamo molto. Abbiamo davvero fatto insieme al Consiglio Metropolitano un lavoro sull'edilizia scolastica senza precedenti, perché riteniamo che lì non ci sia solo la formazione e la conoscenza, là c'è tutto. C'è il riscatto culturale, c'è il contrasto all'illegalità, evitare che dei ragazzi possano piegare la via del crimine. E poi noi stiamo campando molto negli ultimi tempi di commercio, artigianato, piccole e medie imprese, gastronomia, cultura e turismo. Noi alla fine potremmo vivere tutti con la piena occupazione se ci convinciamo di quello che è il nostro territorio. E anche il rapporto tra i sindaci della città metropolitana è un rapporto buono. Non stiamo a vedere le tessere di partito che ognuno ha in tasca, io personalmente non ce l'ho, ma anche se l'avessi, comunque non guardo quella degli altri. Per me sono tutti sindaci eletti direttamente dal popolo che hanno bisogno della loro forza, e noi facciamo un lavoro di coordinamento e di cabina di regia. Questo è l'atto che dobbiamo firmare. Come ha detto Candida prima, bisogna vistare tutte le pagine, dalla prima fino alla penultima, perché poi l'ultima va firmata chiaramente per esteso. Quindi ognuno di voi si prende degli impegni che dovrà mantenere. Noi manterremo i nostri impegni e poi facciamo girare ognuno. E poi lo facciamo girare. Ok, vai. Facciamo girare in senso. Allora, facciamo girare l'aria. Questo progetto ci vede coinvolti insieme alla città metropolitana e agli istituti della provincia di Napoli, un'esperienza che nella passata stagione è stata di successo e è stata riproposta con il favore di tutti i comuni dell'area vesuviana, soprattutto dei 13 appartenenti all'area parco. Io avverto uno spirito completamente nuovo rispetto al passato, c'è una visione diversa, sicuramente volta allo sviluppo, c'è collaborazione finalmente tra gli enti, al di là dei colori politici, e questa è una cosa molto positiva per i nostri territori e si avvertono già i risultati. Ci sono le risorse economiche che servono, ma è ancora più importante la coesione, la collaborazione, le competenze, la professionalità, la passione, lo stare insieme, il fare squadra. Questa oggi è la caratteristica principale di Napoli, e l'area metropolitana di Napoli sta svolgendo un ruolo decisivo, perché siamo un laboratorio, facciamo squadra e lavoriamo nell'interesse dei territori e quindi molto anche dei sindaci che sono eletti direttamente dalle rispettive popolazioni.